la presenza della mafia all'interno degli Stati Uniti d'America è indissolubilmente legata alla controparte siciliana. Questa cosa era ben nota già dagli inizi, dalla fine del 1800, ai media statunitensi, che tutte le volte che c'era un crimine di mafia o qualcosa di simile, definivano i criminali come italiani, chiamandoli appartenenti a Cosa Nostra, scrivendolo in italiano, oppure a The Italian Mafia. La mafia negli Stati Uniti si sviluppa infatti a partire da quella siciliana, soprattutto viste le numerose ondate migratorie che coinvolgono il nostro paese all'inizio del Novecento, per vari disparati motivi. Però ci sono comunque anche altri gruppi come la mafia ebraica e la mafia irlandese che si sviluppano sia a New York sia a New Orleans, che rimangono le roccaforti della mafia ancora oggi. Nel 1869 si parla per la prima volta della mafia all'interno degli Stati Uniti d'America, quando il New Orleans Times cita dei ben noti famigerati siciliani, assassini, falsari e ladri. Questi fanno parte della Mano Nera. La Mano Nera è il primo gruppo semi-mafioso, perché non ha ancora una vera e propria struttura, che si muove nei quartieri italiani di New York e New Orleans con metodi molto simili a quelli della controparte siciliana. Per arrivare alla prima morte innocente di mafia bisogna aspettare però il 1890, quando David Hennessy, un poliziotto reo secondo i criminali di aver arrestato il primo mafioso italiano immigrato, Giuseppe Esposito, negli Stati Uniti, viene ucciso a New Orleans. Vengono arrestati 19 siciliani, però vengono assolti. Vengono assolti dalla giustizia, non dalla popolazione di New Orleans, che poco dopo li uccide uno ad uno in strada. È il primo grande linciaggio della storia degli Stati Uniti. In seguito, poi, la mafia si fa sempre più grande, sfruttando alcuni problemi del governo americano, come succede nel nostro paese. Infatti, nel 1920 comincia il proibizionismo, ovvero è proibita la diffusione e la produzione di alcol all'interno di tutto il suolo americano. È così estremamente facile per i mafiosi tirare su una sorta di mercato nero, un vero e proprio mercato nero, facendo arrivare merci dall'Italia e producendole in loco in magazzini clandestini. Inoltre, la crisi del 29, con l'impoverimento generale della popolazione, fa sì che sempre più gente debba ricorrere agli usurai, e trovano la mafia, che adesso si è dotata di una vera struttura gerarchica come quella che c'è in Italia. Avendo preso così tanto potere ed essendoci così tante famiglie ormai in tutta America, si vedono le prime guerre a cui partecipano Al Capone, probabilmente il mafioso più noto in America, e Lucky Luciano, che verrà ricordato come il mafioso più potente degli Stati Uniti. Nel 1931 fonda la commissione. La commissione è una sorta di grande senato dove hanno un rappresentante tutte le grandi famiglie delle città della costa orientale degli Stati Uniti. Questo permetterà di non spargere più sangue dal 1931 in poi. Dopo la fine del proibizionismo, che termina con Roosevelt nel 1933, la mafia deve espandersi su nuovi settori, quali droga, sindacati, edilizia e politica tra i principali. Il problema della lotta alla mafia negli Stati Uniti è che fino al 1970 non c'è mai una legge che possa arrestare i mafiosi in quanto tale. Non c'è mai una legge che possa arrestare, cioè, un mafioso che abbia come crimine manifesto anche solo far parte di una cosca mafiosa, di essere in contatto con alcuni che sono riconosciuti come mafiosi. Il problema viene risolto da Nixon nel 1970, quando viene promulgato il RICO Act, che è il corrispondente del 416 bis. Gli americani però lo applicano in maniera molto più stringente, tant'è che da quel momento in poi, dal 1970, diventa estremamente difficile per i mafiosi agire allo scoperto, tant'è che devono ridurre di molto il loro profilo. Fino ad allora, infatti, nessun mafioso era mai stato arrestato come mafioso. È lampante l'esempio del più famigerato mafioso degli Stati Uniti d'America, ovvero Al Capone, che nel corso degli anni 40 verrà arrestato e condannato, ma soltanto per evasione fiscale. Spostandoci dall'altra parte dell'Oceano Pacifico, troviamo una delle mafie più radicate e più difficili da debellare del mondo. Stiamo parlando della mafia giapponese, o come conosciuta dai più, della Yakuza.
La Yakuza ha origini antichissime nella storia. Risale infatti alla prima metà del periodo Edo, o, per dirla in termini a noi comprensibili, nel XVI secolo. Il suo inizio risale a due delle più basse forme di società dell'epoca, che sono i Tekiya e i Bakuto. I Tekiya erano coloro che si occupavano dello spaccio di merce rubata e di merce scadente. I Bakuto invece erano coloro che giocavano e si occupavano del gioco d'azzardo. Queste organizzazioni non avevano nessuno che li tutelasse. Difatti il governo li ignorava completamente. Per questo loro si riunivano, appunto in organizzazioni, e cercavano di tutelarsi da sole, assumendo delle milizie private. Queste milizie private non erano altro che gli ex membri dell'esercito giapponese, i cosiddetti samurai. Con lo shogunato Tokugawa, i samurai avevano perso la loro utilità, perché lo shogunato Tokugawa aveva portato la pace nel Giappone. Arrivata la pace, i samurai non sapevano più cosa farsene delle loro qualità. E quindi in parte si diedero alle milizie private, quindi entrando in contatto con i Tekiya e i Bakuto. Altri invece si diedero alla criminalità, razziando e attaccando il popolo. Per fronteggiare l'arroganza di questi samurai nacque un gruppo chiamato i Machiyako, formato da alcuni Ronin che volontariamente si davano alla protezione del popolo. I Machiyako, insieme ai Tekiya e Bakuto, sono la base per la nascita della Yakuza. Infatti i Machiyako col passare del tempo ottennero grandissimo favore da parte del popolo e finirono per invischiarsi in situazioni politiche poco chiare, ricorrendo anche più volte all'assassinio nei confronti di coloro che si opponevano al partito politico da loro sostenuto. La storia della Yakuza comunque non spiccherà fino al secondo dopoguerra. Nel secondo dopoguerra otterranno dal governo il compito di mantenere l'ordine pubblico in cambio di alcuni appalti edilizi. Questo li porterà al loro periodo dell'oro, poiché otterranno grandissimi consensi da parte della popolazione, poiché il governo giapponese dopo gli eventi della seconda guerra mondiale era in rotta e quindi loro furono quelli che più si spesero per il sostentamento della popolazione, per aiutare coloro che non sapevano veramente come arrivare a fine giornata. Difatti, ad oggi, la Yakuza neanche può essere definita una comune associazione criminale. Loro non agiscono con l'ombra. Difatti, non è per nulla raro trovare, girando per le strade del Giappone, un uomo vestito in modo molto sgargiante, pieno di tatuaggi e con un'auto lussuosissima che si avvicina a voi e vi porge un biglietto da visita presentante il simbolo della Yakuza e il suo numero di telefono per contattarlo in caso di necessità. Oppure, girando ancora per le città più importanti del Giappone, troverete degli edifici sfarzosissimi ed enormi, anch'essi presentanti il simbolo della Yakuza, che sono appunto le loro sedi centrali. Se siete curiosi, potete andare online e troverete facilmente il loro sito web, dove parlano tranquillamente delle loro attività e dei loro propositi per gli anni futuri. Le attività principali della Yakuza sono il mercato del sesso, tra cui la pornografia e la prostituzione, la diffusione di DVD piratati, quindi il mercato del cinema, la droga, l'alcol, l'usura e l'estorsione. Tra le altre cose, probabilmente l'attività che più gli dà reddito è il riciclaggio di denaro sporco, che però loro possono fare tranquillamente alla luce del sole, poiché in Giappone non è un reato. Nelle famiglie della Yakuza c'è un nome di un grandissimo boss che viene ricordato tutt'oggi. Si chiama Yoshio Kodama, morto di infarto nel 1981. È particolarmente famoso perché lui, primo ed unico, riuscì a riunire tutte le famiglie presenti all'interno del Giappone. In particolar modo riunì i due maggiori clan guidati da Kazuo Toyaga, che era il capo della Takaguchi-gumi, e Hisayuki Machi, un coreano a capo della Tosei-kai. Per concludere, non posso non citare gli unici due casi degli ultimi anni dove è stata effettivamente riconosciuta la criminalità organizzata in Giappone. Nel 1994 un dirigente della Fuji Photo Film & Company è stato assassinato con un colpo di pistola uscito da casa sua. È stato ufficialmente riconosciuto che gli assassini sono stati membri della Yakuza che lo punirono per non essersi piegato al loro volere. Purtroppo il vero e proprio mandante dell'omicidio non è mai stato trovato. Nel 1996, invece, sono stati arrestati tre dirigenti della Takashimaya.
La Takashimaya è la più importante catena commerciale del Giappone. Loro erano stati scoperti a essere in combutta e a finanziare da più di 10 anni una famiglia della Yakuza. Insieme a loro, infatti, è stato anche arrestato il capo di tale famiglia, un certo Isao Nishiura.